Videotop, stiamo testimoniando un appuntamento decisamente importante, una nuova realtà. Luca Messaggi, sì e no di Sing Ring. La domanda è spontanea: di cosa si tratta? Allora, Sing Ring è una startup che nasce all'interno di Digital Magics, che è un incubatore di startup web. Sing Ring vuole creare un network di editori che pubblicano dei contenuti che noi abbiamo nel nostro database. I contenuti nello specifico sono le lyrics, per cui i testi delle canzoni, e i video ufficiali che ci vengono dati dalle major. Noi in questo modo pensiamo di creare un network che sia legale e che di fatto dia dei contenuti di qualità sulla musica, che poi possono anche valorizzare i siti stessi, perché là dove ci sono delle audience noi andiamo a dare dei contenuti su cui si possono poi aggiungere delle pubblicità in pre-roll principalmente, ma anche in mid e post-roll, che di fatto generano revenue per gli editori, per i portali stessi. Questo incontro citava da MTV a Sing Ring. Voi non andate a eliminare quello che è il discorso televisivo? No, assolutamente, no. Diciamo che noi siamo un'integrazione. La musica adesso viene fruita in modi molto diversi e c'è bisogno di nuove offerte, di nuovi approcci. Questo perché crediamo che la stessa televisione veicoli degli eventi che producono poi dei picchi sul web. Un esempio è Sanremo, il classico, che crea solitamente un volume altissimo di ricerche per sia i cantanti che per l'evento stesso sul web. Noi, andando a embeddare il nostro player e dando i nostri contenuti, video e lyrics, pensiamo di far sfruttare al meglio gli editori web anche eventi che vengono lanciati dalle televisioni. A Videotop con Lino Principe di Sony Music, tu sei nell'ambito proprio di quello che è il futuro delle case discografiche, così possiamo definirlo? Sì, possiamo definire qualcosa del genere, nel senso che più che futuro di case discografiche ormai si parla appunto di una nuova logica distributiva e di creazione del valore. Neanche più possiamo definirle industrie discografiche, nel senso che in realtà noi ad oggi siamo diventati una società di entertainment, una società di servizi per gli artisti, dove appunto il nostro asset non è più il disco ma l'artista a 360 gradi, per il quale distribuiamo prodotti fisici, prodotti digitali con modelli di business diversi, facciamo eventi live per gli artisti, costruiamo brand partnership con i brand che sono interessati ad avvicinarsi alla musica, diritti d'immagine degli artisti stessi. Quindi ecco, abbiamo completamente cambiato l'approccio e fortunatamente io ecco rientro in questa logica qui, e quindi se vogliamo dire che questo è il futuro, senz'altro, ma è il futuro dei media probabilmente. In effetti, in questo senso, qualche capello grigio, ahimè, testimonia il fatto che da qualche anno sono sulla piazza. Ricordo di qualche anno fa una sorta di, non dico scetticismo, ma non grande attenzione dalle case discografiche per quello che era il web, lo scarico, il digitale. Sì, è corretto, questo è vero. L'industria discografica è stata miope, è stata la prima ad essere impattata da quelli che possono essere i nuovi media e quindi il download e l'illegalità, perché dal punto di vista tecnologico un file audio è completamente diverso da un film o da qualsiasi altro contenuto più long form, chiamiamolo così. E l'industria all'inizio è stata un po' miope, ha visto questi nuovi media, questi nuovi canali come un qualcosa che andava a depotenziare la distribuzione tradizionale. Quei manager non esistono più, abbiamo preso delle persone che hanno un know-how completamente diverso e che quindi si pongono verso questi nuovi canali con un approccio creativo e di conoscenza del mezzo stesso, quindi non aver paura di qualcosa che non si conosce, ma conoscerlo e approcciarlo in maniera diretta per creare modelli sostenibili per tutta la catena del valore. Mi tengo ciò che sento.
Enrico Pugni di EMI Music, colui che si occupa della parte rivolta al futuro nell'ambito della casa discografica, no? Beh, il futuro adesso, ormai il contenuto è dappertutto, su tutti i canali, online, il web. E il web sta diventando, il web e il mobile, ormai la piattaforma integrata sta diventando sempre più l'unico, il migliore, l'immediato canale di distribuzione di tutte le forme in cui la musica si presenta. E va da sé che poi andiamo a distribuire il contenuto su canali paralleli e su canali e su portali, su grandi telco che come noi abbracciano questi modelli legali. Forse la capacità di offrire anche un supporto tutto tondo, soprattutto dal punto di vista dei new media, da parte della casa discografica, aiuta la voglia di libertà e di possibilità dell'artista di essere svincolato dai famosi contratti che c'erano una volta, no? Assolutamente, il passaggio poi tra l'artista e il pubblico è quasi immediato. Spesso l'artista è lui che direttamente carica il videoclip sui portali online. Basti vedere Vasco Rossi, quello che fa sul suo canale. Vasco ha sempre avuto da noi la massima libertà di potersi esprimere come meglio crede sui suoi portali. Il nostro lavoro è quello di poter rendere questo contenuto fruibile in modo immediato e in modo rispettoso di quelli che sono i diritti per tutti gli attori coinvolti nella filiera. Al di là di quelli che saranno i nuovi scenari, però una cosa è certa, la musica è sempre comunque molto viva. No? Ah, la musica è sempre viva, la musica non è mai morta. Qualcuno diceva un po' di anni fa che il rock è morto, ma non è mai morto nessuno. La musica c'è, la musica è dappertutto e la musica vince sempre.